Siamo qua con Mister Rigano e con la mascotte della messaggeria e Bacco Catania. Lo sai come si chiama la mascotte? Mister, francamente in questo momento... Bisogna informarsi, dai, forza, informiamoci. Iano si chiama. Iano si chiama. La nostra mascotte si chiama Iano. Si chiama Iano, è stato simpaticissimo e bellissimo, come sempre, in giro per il palazzetto. Dimostrazione del fatto che noi siamo fortemente legati a questo territorio. Oggi c'erano anche un po' di ragazzini del Pallavolando. Stiamo cercando di coinvolgere quanto più possibile la città, perché questa squadra, questo sport, questa squadra, questa società merita il contributo da parte di tutti. Ringrazio con molto 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 cuore, proprio lo ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi a uno se potessi, perché ci serve sentire l'affetto e la dimostrazione del calore delle persone che ci stanno vicine. Alcune cose secondo me le facciamo anche per loro. Grazie mister per questo suo piccolo incipit iniziale, per ringraziare soprattutto il pubblico di Catania che in questa fase finale di campionato è stato anche più numeroso rispetto alla regular season. Sì, ovviamente le partite contano di più, probabilmente questo attrae, probabilmente anche noi ci stiamo muovendo meglio e quindi anche la nostra società, le persone che ci conoscono si stanno avvicinando di più. Non possiamo dire, sarà un po' più, un po' meno. Sicuramente la temperatura di oggi permetteva anche a quest'ora di stare comodamente in giacca, quindi evidentemente anche questo ci aiuterà a portare sempre più persone al palazzetto per farlo diventare quasi come quella finale playoff dell'anno scorso che è stata a Piazza Spedini. Grazie mister. Mister, allora passando alla parte tecnica, un Catania stasera quasi perfetto, i primi due set impeccabile e poi nella seconda metà del quarto set il Catania è tornato a essere quello dell'inizio. Cos'è mancato solamente in quel piccolo frangente per una partita che è stata forse una delle più belle di quest'anno? I primi due set, hai detto benissimo, due set giocati magistralmente, impeccabili, organizzati, con la testa, con il cuore, tecnicamente molto validi, determinati, con tutti i fondamentali sempre al posto giusto. Poi non più. Anche il quarto set è stata una dimostrazione di forza, di grande tensione, di voglia di vincere. Dal punto di vista tecnico qualcosina abbiamo persa per strada, però l'importante era portare a tre punti a casa. Grazie mister e in bocca al lupo per questo finale di stagione, ormai mancano solamente tre gare. Viva il lupo, ce ne saranno anche ora delle altre, tre gare, un'altra in casa, vi aspettiamo numerosi e desiderosi di vederci vincere. Grazie mister e buona serata. Grazie a voi. Dušan, una bellissima vittoria, forse è mancato qualcosa solo nel terzo set, si poteva chiudere 3-0, ma per il resto avete dimostrato di essere davvero una grande squadra, sì, stasera. Sì, è stata una partita comunque bellissima, perfetta per noi, abbiamo lavorato tanto in settimana, che alla fine abbiamo preso tante palle che dico io che sono i lavoratori, di studiare, di allenarsi, e poi 2-0 sopra il punteggio di set. Noi che abbiamo abbassato la testa, loro hanno giocato molto bene, bravi con il loro muro, la loro battuta, quindi è stato faticoso per noi. Però dopo il quarto set siamo tornati in campo con un atteggiamento diverso, aggressivi, per prendere questi tre punti che ora vengono perfetti. Tre punti che portano voi in questo momento al secondo posto in classifica, proprio a pari con loro, 17. Dai. E considerando anche che loro hanno una partita giocata in più. Sì, no, perfetto per noi, come ti dicevo prima, questi tre punti sono molto importanti, ora dobbiamo festeggiare, godersi questo momento e poi da lunedì pensare alla prossima partita al Lago Nero. Grazie e buona ciccia, alla prossima. Grazie mille, grazie a tutta la gente per essere venuti. Grazie. Razzetto, una bellissima vittoria, poteva chiudersi anche 3-0, forse qualche piccolo errore di distrazione, vi siete ripresi subito benissimo nel quarto set e l'avete portati a casa questi tre punti fondamentali.
Sì, diciamo che è la nostra maledizione, non riusciamo mai a avere questo 3-0. È da inizio anno che lavoriamo, ma vabbè, bene o male i tre punti ci sono comunque, quindi non ci lamentiamo. Questa sera protagonista sia in ambito difensivo che offensivo, molte le schiacciate centrali hanno portato molti punti ai tuoi compagni di squadra e alla tua. Bene o male tutto ciò è riuscito anche grazie all'aiuto dei miei compagni, perché se non andavano bene in attacco anche i miei compagni non riusciva a smarcare bene Wani. Wani è stato il nostro regista, ha fatto una grandissima partita e è riuscito proprio a far impazzire un po' la difesa avversaria. Questi tre giorni stasera, domani e dopodomani ve li prendete di riposo e lunedì si comincia subito a pensare alla prossima giornata? Dopo la partita di domenica scorsa abbiamo avuto mezza giornata di riposo, giustamente, anche perché giocando il venerdì era un po' complicato riposare. Quindi ora ci prendiamo 2 giorni di liberi e cerchiamo di rilassarci il più possibile, pronti per la prossima partita. Grazie Razzetto, in bocca al lupo per la prossima. Grazie a te. Mister, giocare a Catania non è mai facile. Non eravate partiti benissimo, siete riusciti a reagire nel terzo set portando a casa un ottimo risultato. Eravate partiti bene anche nel quarto con la possibilità di agguantare il pareggio. Cos'è successo poi nel momento in cui il Catania è stato in grado di ribaltare i vostri 4 punti di vantaggio nel quarto set? L'eccezionalità sta nel terzo set, perché noi in questo momento non siamo in grado di poter porre un'adeguata resistenza in questo campionato, perché siamo ridotti all'osso, mancano molti componenti della squadra, in particolare tra l'altro mancano nel nostro ruolo, infatti sono già 3 partite che cerchiamo di improvvisare nel ruolo del centrale, perché di fatto stiamo giocando con un solo centrale, anche lui acciaccato. E siamo costretti in corolla ad inventare. È chiaro che quando si gioca con un uomo in meno, la coperta è corta, cerchiamo di tatticamente di coprire un po' questo problema, ma è chiaro che alla lunga si paga. E il terzo set è stato più che altro una prova d'orgoglio, forse anche un calo da parte di Catania, perché aveva vinto agevolmente i primi 2 set, ci sta. Noi con orgoglio e sull'entusiasmo del terzo set abbiamo iniziato bene anche il quarto, poi l'ingresso di Zanette in Catania ha rimesso un po' di ordine nella muro difesa e contrattacco, ci sono stati meno errori di quanti magari ne stesse facendo Sideri nel terzo set, e questa può essere la chiave della partita. Noi invece non siamo riusciti a velocizzare il gioco, perché abbiamo cominciato a subire nuovamente ricezione come era successo nei primi set. È chiaro che non avendo molte soluzioni di attacco il gioco diventa scontato e il muro di Catania ha avuto la meglio. Vi prenderete il fine settimana di riposo o da lunedì si comincerà a lavorare già per la prossima settimana o ricomincerete immediatamente? No, noi in realtà per fortuna abbiamo settimana prossima non giochiamo, quindi ho dato ai ragazzi 4 giorni di riposo, che in questo periodo potrebbero sembrare tanti, però in realtà abbiamo bisogno veramente di ricaricare le batterie, di provare a recuperare i ragazzi che sono fuori uso. E ci ritroveremo mercoledì, ripeto, non giocheremo la prossima partita e poi abbiamo 2 battaglie finali che a questo punto devono servire per cercare di mantenere almeno il terzo posto, che ci può dare il vantaggio di disputare i play-out con l'eventuale Bella in casa. Questo è diventata la nostra missione. Purtroppo gli obiettivi sono cambiati durante il corso del campionato, avevamo iniziato molto bene rispetto al fatto che siamo una matricola e il 90% dei ragazzi che ho a disposizione sono all'esordio nel campionato di Serie A. Abbiamo iniziato bene, poi purtroppo questo cammino è stato costellato da tantissimi problemi, infortuni e ragazzi che hanno dovuto cambiare squadra per motivi personali, tante vicissitudini che ci hanno portato veramente a questo punto ad essere stremati. Dobbiamo ricaricare le batterie, trovare la giusta concentrazione, trovare le giuste motivazioni, perché poi questo rush finale è quello che alla fine decreterà chi meriterà di rimanere in A2 e chi invece retrocederà. Grazie mister, in bocca al lupo per la salvezza. Prego anche a voi e in bocca al lupo a Catania, perché ho tanti amici e una squadra veramente che merita di, come pubblico, come ambiente, come insomma, simpatia, di rimanere in questa categoria. Speriamo di incontrarci. Grazie mister, buonasera.